La Russia è in guerra contro l'America e quindi anche contro noi europei, è in guerra per l'Ucraina, o meglio per impedire che l'Ucraina ricada interamente nella sfera di controllo occidentale. Questa guerra è vissuta dai russi come una guerra patriottica in cui si difendono i diritti dei russi in Ucraina, ma soprattutto si difende l'integrità territoriale dell'impero russo. Putin ha mobilitato tutti gli strumenti possibili di propaganda, ma anche militari, per vincere o quantomeno non perdere una partita che per lui si era messa molto male nel febbraio di quest'anno, quando la rivolta popolare di Maidan si è trasformata, dal suo punto di vista almeno, in un colpo di Stato che ha portato a Kiev un regime che i russi chiamano fascista e che intenderebbe di fatto diventare la punta di lancia di uno schieramento antirusso a guida americana. Noi non percepiamo appieno questa crisi, non percepiamo appieno il sentimento bellico dei russi. La nostra guerra alla Russia è per il momento commerciale, si materializza in sanzioni che colpiscono profondamente la Russia, ma ancora più profondamente noi, non tanto in senso economico quanto in senso psicologico. Non siamo abituati a fare dei sacrifici, figuriamoci poi per gli ucraini. L'Europa è probabilmente fra i principali responsabili di una crisi che non voleva provocare, o almeno una parte dell'Europa non voleva farlo, e che ora rischia di finire fuori controllo. Intanto i russi, dopo aver invaso una parte dell'Ucraina orientale ed avere annesso la Crimea, cercano di stabilire fin dove possono spingersi. Le linee rosse non sono state fissate da nessuno e questo rende tanto più difficile da risolvere il nodo ucraino. Obama ha altri problemi cui interessarsi, a cominciare dalla Cina e dal Medio Oriente, e questo rende la situazione in Europa e in Ucraina ancora più instabile. Probabilmente alla fine un compromesso potrà essere trovato attraverso anche dei negoziati segreti e questo dovrebbe portare in qualche modo alla spartizione dell'Ucraina o quantomeno alla sua neutralizzazione. Ma la strada è molto lunga e quando sono in gioco potenze atomiche è meglio non fidarsi.